Allora, Sindaco Caramaschi, giorno del ricordo di brutti fatti accaduti tanto tempo fa. Beh, una giornata triste, anche se stemperata dal tempo che è passato. Molti coloro hanno subito questa violenza dell'esodo, sradicati dalla loro terra, se ne sono ormai andati. Ma dobbiamo mantenere il ricordo di quella sofferenza, delle migliaia di morti, torturate, seviziate, gettate veramente con un sadismo inumano nelle foibe. Quello è il segno della disumanità. Noi dobbiamo garantire con questo piccolo segno del ricordo della loro sofferenza che il mondo è pieno di queste sofferenze e dobbiamo impegnarci portando un pezzetto di sofferenza di quello che hanno provato nel nostro cuore affinché tutto questo non possa succedere. I totalitarismi nazista, comunista e fascista hanno teorizzato, si sono sentiti così forti in diritto di decidere sull'altrui vita. Questo non è possibile. La vita è già complicata ed è una bellissima esperienza, però sta a ciascuno costruirla secondo le proprie vocazioni e le proprie possibilità. Quindi questo credo che debba essere il senso di questa giornata del ricordo. Mai più nefandezze, mai più torture, mai più uccisioni di massa, non più sradicamente di popolazioni intere, ma la determinazione che si occorre inseguirla con fatica, non è facile, anche per le democrazie è difficile, ma alla ricerca della dignità dell'uomo. Questo è il senso di questa giornata del ricordo.